Gianni Colacione, al 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, la seconda giornata in chiusura, siamo ormai in serata, siamo in compagnia di Coxor, presidente e fondatore dell'associazione Montagnard Foundation, e ovviamente con Maria Perrone che ci aiuta per quanto riguarda la traduzione. Ovviamente gli chiediamo a Coxor il motivo della sua partecipazione. Sappiamo che è un habitué dei consessi, diciamo, dei momenti di riunione del Partito Radicale Transnazionale, quindi il motivo della sua presenza qui è la situazione dei Montagnard nel Vietnam. So first of all, we would like to ask you about why you are here. We know that you are a habitué of these meetings of the Radical Party. And secondly, what is the situation of human rights for the Montagnard? I'm here because I'm a member of the Radical Party, and I come here. I also would like to let the world know what is going on with my people in the Central Highland, Vietnam, right now. Vietnam never stop oppress our people, never stop persecuted our people, and we don't have any religious right, and they don't allow us to come together, two, three people, to worship us, our God. And also the one of the ladies, Puhabad, they arrested her because they bring people to pray in her house, and then right now still be in prison for 5 years just to pray in the house. So we don't have any right like that. And also right now the Vietnamese government is imposed the sterilization to our women. And I have the list of over 1,000 women that had been forced and coerced to be sterilized, you know, and some of them die because they don't have any Medicare, medicine to take care of themselves. After that, and they go home, they just don't want to go back to the hospital because they're afraid that they might put poison or a drug or something to kill them. So some of them die. Not only the women they sterilize, they also sterilize the men. You know, we don't know why they're doing that. And with other people, they don't do that. Like Vietnamese people, women, I never heard about them complaining. But if they do, they will give money. But to our people, they don't give money. They just sterilize and let them go home, and nobody take care of what they had done to them, as surgical or something like that. And also, like our men, you know, they're drafted in the army. They're forcing to the pick them up from their house and put them on the truck and take them to the to a town and to a training center, and they said that they drafted them to be in the soldier in the army, so that they will, because they're going to have war with China, but they're not having war with China right now. But all they do is just took our young people and trained them and brainwashed them so that they can work in their police force, security forces, and to harm our own people, to kill our own people. You know, that's what they cover themselves from the international community. It's not them who kill our people, it's our own people killing our own people. You know, what they do like that is they're really targeting our people, not with other ethnic minority, like in the north, the Tai Dam people. I never heard they complain about sterilizing their women, and also the Kampuchea Krom in the south, I never heard they complain about sterilizing their women, but only to our people. In the Central Highland, to the Manyo people, they targeted them, and then they just sterilize our women. So we don't have kids, you know, and the men they accuse of doing something destabilize the national, so they arrested them, put in prison, torture them. But when you go to prison, it's not good. That's just like you have a death sentence. The death sentence. And when they release you, you're not become like human anymore. You become crazy, or maybe you live a short time and then you die. And many of our people die in prison too, because of the torture.
So they are killing our people right now. The way I see it, they are carrying out their genocide policies toward our people. So we appeal to the international community just do something and then to stop them from doing this, because we know that they are governments and we respect them, but they have to treat us right as their own citizen, you know. But they look at us as their most enemy, most hatred enemy in the world. So we do appeal to the world, that international community, to do something to stop Vietnamese from killing our people off. Otherwise, not before long, our people will be disappear on this earth. So pray that that international community would do something to help us. Sono qui perché sono un membro del Partito Radicale, ma anche perché voglio far sapere quello che sta succedendo al mio popolo. Il Vietnam non ha mai cessato la sua oppressione, la sua persecuzione nei nostri confronti. Non abbiamo diritti religiosi, non abbiamo il diritto di riunirci per pregare il nostro Dio. Una delle donne che sono state imprigionate di recente è stata imprigionata semplicemente perché aveva fatto riunire delle persone nella sua casa a pregare ed è stata condannata a 5 anni di prigione. Non abbiamo diritti. Il governo comunista ha sterilizzato varie migliaia di donne, le ha obbligate a essere sterilizzate. Alcune sono poi andate incontro alla morte per non aver ricevuto cure di nessun tipo in seguito a questo intervento. Dopo vengono lasciate andare a casa e non vogliono più poi tornare in ospedale perché hanno paura che verrà instillato loro qualche veleno, che verranno uccise in qualche modo. E questa sterilizzazione viene portata avanti non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti degli uomini. Non sappiamo perché con altre etnie, con altri popoli non è stato fatto, con i vietnamiti non abbiamo mai sentito che si lamentassero in questo senso, oppure magari viene richiesto loro di sterilizzarsi ma in cambio viene dato loro del denaro. A noi nessun denaro, semplicemente le donne vengono sterilizzate e rimandate a casa senza nessuna cura. Gli uomini da canto loro inoltre vengono presi dalle case, vengono caricati su dei camion e vengono obbligati ad andare in città e poi vengono portati in centri di addestramento. Il governo dice che è perché vengono poi addestrati per diventare soldati, parte dell'esercito, perché siamo in guerra con la Cina, ma in realtà non c'è una guerra con la Cina. I giovani vengono semplicemente formati, addestrati, gli viene fatto il lavaggio del cervello e poi vengono invece arruolati nelle forze di polizia per uccidere poi i loro simili. Perciò quello che succede è che la nostra gente viene obbligata ad uccidere la nostra gente. E non c'è nulla di simile portato avanti nei confronti delle altre etnie, non ho mai sentito che i Taiden per esempio si lamentassero di azioni simili, neanche di sterilizzazioni forzate, solo nei nostri confronti. Noi siamo l'unico obiettivo, solo le nostre donne vengono obbligate a essere sterilizzate. E le persone vengono sterilizzate, imprigionate, torturate e poi dopo molto spesso succede che anche quando vengono rilasciate poi diventano matte per tutto quello che hanno subito e molti muoiono anche in prigione per le torture, e perciò viene portata avanti una vera e propria politica di genocidio nei nostri confronti. Perciò io chiedo alla comunità internazionale di fare qualcosa per smettere tutto questo. Devono trattarci come cittadini, non devono, invece ci considerano come nemici più odiati al mondo. E quindi il Vietnam sta uccidendo la nostra gente e quello chiedo di far qualcosa alla comunità internazionale, altrimenti spariremo, il nostro gruppo sparirà completamente dalla terra. Quindi io veramente prego la comunità internazionale di fare qualcosa. Rapidamente, sappiamo che Cox Soar è presente nell'informazione radicale, grazie a Radio Radicale, da molto spesso, da molto tempo, lo sentiamo spesso nominare, ma per coloro che non conoscono, i Montagnard sono un popolo, sono un'etnia, sono una comunità religiosa, cerchiamo di definirli bene per farli conoscere, far conoscere questa comunità che è così vittima, vittima appunto di queste discriminazioni e sono veramente delle torture e un tentativo di pulizia etnica.
Okay, we know that you're a member of the Radical Party, Mr. Coxor, but for people who don't know this, could you please define who Montagnards are? Are they an ethnic, a people, a religious community? Can you define them so that we can let the community know that is going on against this group who has been a victim of so much discrimination and torture and ethnic cleansing? Okay, the Montagnards people, we got the name of Montagnards is because from the French. Our country before the first colonized the colonists came to who colonized our land was the French. During the French colonization, we have our own state under the federal government of French in Indochina. Vietnam has their own. So in 1954, when French lost the war, and then we found ourselves, our land submerged into South Vietnam because they divided Vietnam in two, North and South. But now the North Vietnam is occupied in the both South and both North and South, and then they try to exterminate our people because of the land. That's the only reason that I can see. But if we, our people, it's not that we don't want them to stay with us, you know, because we stay with the South Vietnamese already, but now North Vietnam, they just took our land away from us. All the right, our people have no right to own land anymore. Even our life, they can kill us anytime they want. It's far more that our land, we don't have our land, the land is our life. If we don't have land, we cannot live, we cannot raise our children. That's why right now they force them, they said that, well, now you don't have any land, you cannot have children. If you have children, where are you going to, how are you going to raise them? So you have to be sterilized, and so that will be good for you, because you don't have any way to raise your children. That's how they coerce our people to be sterilized. Il nostro nome viene dal francese perché, come sapete, prima eravamo una colonia francese e sotto la colonia francese avevamo uno Stato nostro nell'ambito della federazione. Quando poi nel 1954 la Francia ha perso la guerra, ci siamo ritrovati nel Vietnam del Sud. Ora però anche il Sud è occupato dal Nord e il Nord sta cercando di uccidere la nostra gente. Il Vietnam del Nord ci ha preso le nostre terre e di conseguenza ha preso anche le nostre vite, sia perché possono ucciderci quando vogliono e sia perché se non abbiamo terra non abbiamo la possibilità di tirar su dei figli. E è questo quello che loro dicono, ci dicono: siccome non avete la terra, non avete nessun mezzo per tirare sui vostri figli, allora è meglio per voi essere sterilizzati, ed è in questo modo che ci costringono ad essere sterilizzati. Ringraziamo Coxor e gli diamo appuntamento appunto su internet per tutte quante le altre interviste. Insieme gli comunicheremo questa intervista via mail quando sarà pronta. Thank you Coxor, grazie ancora a Maria Perrone. Thank you very much.